Anche noi abbiamo paura che costruiscano le gondole in plastica, ma secondo me non succederà mai. Forse per le gondole non è ancora arrivato il momento, ma Venezia già si prepara a sostituire paline e bricole di legno. Il comune ha deciso. I tradizionali pali di legno, che da 600 anni guidano i veneziani lungo rie e canali della laguna, saranno ora costruiti in plastica. Meno costosa la realizzazione, più lunga la sopravvivenza nelle acque salmastre. La decisione trova il parere favorevole di molti veneziani. È una cosa ecologica, si abbatteranno meno alberi e alla fine forse dureranno anche di più, quindi saranno anche meno spese. Questa qua sarà una grande novità per Venezia, anche perché sono molto simili, ma la consistenza è molto superiore, Siamo molto d'accordo, sì, tanto sono uguali alla resa, non è che cambi. Non inquinano, per cui durano. Ma le ragioni economiche si scontrano con la tradizione e non trovano il consenso dei turisti che all'idea di una laguna di plastica non riescono proprio ad abituarsi. La città di plastica no, no per Venezia. Ma per me è sempre importante una materia naturale, glass, vetro o legno, ma non plastico. Le obiezioni dei nostalgici della romantica Venezia si fanno sempre più forti, ma ormai non si torna indietro. La guerra delle bricole, un business da oltre 50 milioni di euro, è appena cominciata.